Io penso che se continuiamo a giocare così i risultati devono arrivare come logica conseguenza. Tutti si scordano che eravamo ultimi in classifica e in questo momento abbiamo messo 8, 9, 10 squadre dietro, quindi vuol dire che qualche risultato l'abbiamo fatto. E se poi si pensa a una squadra che era ultima in classifica di un mese fa, ora sia il Real Madrid improvvisamente, molto probabilmente qualcosa non mi torna. Io penso che la squadra è cresciuta molto, la squadra sta facendo bene, deve solo ripetere questo tipo di prestazioni, deve solo ripetere questo tipo di voglia di risultato, deve solo ripetere questo tipo di atteggiamento e poi penso i risultati verranno come logica conseguenza. La squadra non si è accontentata neanche dopo l'1-0, ha l'unico rammario di non aver chiuso la partita sulle tante palle gol che abbiamo avuto, poi è chiaro che è una situazione di mischia in aria contro avversari che si stanno giocando di tutto per tutto agli ultimi secondi di gioco, può succedere, quindi la rabbia è che abbiamo concesso noi la possibilità di essere vivi agli ultimi secondi di gioco perché avevamo avuto la possibilità di ammazzarli. Però non è che possiamo stare a piangere dietro a un gol preso al 93esimo, bisogna subito pensare alla prossima partita. Domenica andiamo in un campo difficile, andiamo in un campo di una squadra che da 4 partite consecutive in casa vince. Una squadra nelle ultime 4 partite in casa ha fatto 13 reti, quindi abbiamo una partita difficile e mi sembra non ci sia tempo per piangere su quello che è successo.